A strillera che strallero, umorra parole limpigiane ed umbralie, d'ascolto lucifuso dell'azzurra voragine di un'alba di bugie. Beh, c'è tutto il divertimento di dire niente e di parlare delle nuvole come se avessero ragione. D'altra parte, avrete osservato che l'invenzione delle parole ci porta anche qualche vantaggio. Per esempio, i pompieri, parola un po' equivoca, sono diventati vigili del fuoco. Come è capitato? Grazie ad Annunzio, che ha sostituito il nome pompieri con vigili del fuoco. Gli aerei, grazie ad Annunzio, sono diventati velivoli. Quindi alcune parole hanno poi avuto successo. E il neologismo, che qui trova una volontà paradossale di rappresentarsi in modo così barocco, in altri casi invece ha generato delle parole che oggi possiamo perfino usare, ce ne sono tante che sono entrate nel linguaggio, non soltanto dalle lingue straniere. Allora, questo era d'improvviso quello che ho pensato di dirvi leggendo il titolo della rassegna, ma il pezzo che volevo leggervi dopo aver visto la vostra città, non pensando che ci fosse, cioè perché funzionano le cose culturali a Sant'Elpidio? Perché uno è così disperato di quello che vede intorno, che dentro di sé ha un'ansia di cultura, di sapere, quindi affolla questo teatro, che anche lui fa abbastanza cagare come concezione generale. Però è un modo per stare insieme, dice, beh, andiamo a sentire cosa ci racconta Sgarbi, magari se ne dice qualcuna, in questo caso almeno la rivelazione di Fosco Vareini, oltre a tutto quello che vi ho detto di altre cose che sicuramente non sapevate, e quello che non vi dirò dei Bunga Bunga, sui Bunga Bunga. Una letteratura meravigliosa che un giorno sarà raccontata. Comunque, quello che invece volevo leggervi è questa pagina meravigliosa che sembrerebbe scritta da Pasolini. Pasolini è stato un pensatore di straordinaria originalità e ha elaborato nella sua vita sessuale e nella sua vita intellettuale una omologia, che è quella di dar senso a una parola che noi abbiamo per lungo tempo usato, prima di oggi, con l'uguaglianza delle due civili, per il mondo omosessuale. Diversi. Un tempo era invertiti, pervertiti, pederasti, parole bruciate, perfino finocchio. Finocchio, per una parola anche affettuosa, non c'è più. Se dice un ragazzo di 15 anni finocchio, lo prende per una verdura, perché no, ormai è finito, perché o dici gay o non va bene. Allora, in questa logica, noi abbiamo coltivato un principio di avanzamento democratico che ha coinciso con l'uguaglianza, con l'identità, per cui omosessuali e eterosessuali uguali. Vero, ma la diversità è viceversa un valore che ha configurato il pensiero di Oscar Wilde, di Gide, di Pasolini, oggi ancora di Vattimo, che sono diversi non solo sul piano sessuale, che non è poi una diversità, è una direzione del proprio istinto, ma sono diversi perché hanno un pensiero diverso. Sciascia raccontava che non avrebbe risposto chi lo chiamasse intellettuale, perché l'intellettuale è tale in quanto ha un pensiero diverso dall'altro, che è una cosa che lo distingue dal farmacista, dal notaio, dall'avvocato, dal generale, dal maresciallo, che hanno ruoli in qualche modo coincidenti al 90%, poi ognuno interpreta il suo ruolo, ma sono categorie che fanno le stesse cose, il prefetto, l'ambasciatore. L'intellettuale non è una categoria, perché uno che la pensa con un altro non è un intellettuale, ha un pensiero uguale, che è quello che ha portato molti. Voi sapete che tra le tragedie del pensiero unico, che ha reso molti intellettuali tutto meno che tali e li ha fatti diventare dei conformisti di manifesti, di appelli, c'è quello terribile che ha portato a uccidere il commissario Calabresi. Lui scrive, Pasolini era un ragazzo, aveva fatto il suo libro di ragazzi di vita, ma non era ancora il regista, l'intellettuale universalmente riconosciuto negli anni 60 e poi da lì in avanti. La miseria è ancora l'unica forza vitale del paese e quel poco o molto che ancora regge è soltanto frutto della povertà, bellezza dei luoghi, patrimoni artistici, antiche parlate, cucina paesana, virtù civiche e specialità artigiane sono custodite soltanto dalla miseria. Dov'esse sopraffatta dal sopraggiungere del capitalismo, ecco che si assiste alla completa rovina di ogni patrimonio artistico e morale, perché il povero è di antica tradizione e vive in una miseria che ha antiche radici in secolari luoghi, mentre il ricco è di fresca data, improvvisato, nemico di tutto ciò che lo ha preceduto e che lo umilia. La sua ricchezza è stata facile, di solito nata dall'imbroglio, da facili traffici, sempre o quasi imitando qualcosa che è nato fuori di qui. Perciò,
Quando l'Italia sarà sopraffatta dalla finta ricchezza che già dilaga, noi ci troveremo a vivere in un paese di cui non conosceremo più né il volto né l'anima.